Oggi sono da una carissima amica, siamo tornati a maglie, se siamo a maglie non possiamo che essere da Laura. Ciao Laura, come stai? Benissimo, ciao Isabel, ciao Sandro, ciao a tutti. Ben trovata, splendida e solare come sempre e come sempre quando entriamo nella tua cucina siamo travolti dai profumi di cose buone, veramente. Prima o poi inventeranno una telecamera che riuscirà a far sentire i profumi anche a casa, lo speriamo perché qui oggi è veramente un trionfo di profumo di buono. Laura, Grazie. grazie come sempre. Ormai questo è diventato un Un appuntamento fisso, appuntamento no? fisso, Ciclico, sì, ogni vero, due o vero. tre mesi, insomma, Vero. ci rivediamo perché tu hai tante ricette da farci scoprire. Certo, sai che mi piace, quindi è una cosa facile. Io sono felicissima perché davvero scopriamo sempre un sacco di cose buone, ci dai qualche suggerimento Sì, certo. e Quindi adesso siamo in autunno, quindi eh periodo di sì. castagne, periodo di zucca, periodo di uva, periodo di tante cose buone, È comunque. vero, è vero. E noi seguiamo la Anche stagionalità. seguiamo la stagionalità, anche se ormai bene o male troviamo sempre È tutto e noi vero. abbiamo quasi sempre tutto buono, diciamoci la verità, il sud per queste cose è Per fantastico, fortuna, per sì, fortuna. certo. Guarda, allora, Ed io oggi? oggi vi ho preparato una torta con la zucca, le mandorle e il lime. E questo è un periodo in cui la zucca si trova molto Molto, sì. facilmente. Tutti i tipi poi, a voglia. Questa invece è una pasta lievitata, formata, fatto delle roselline e sopra ci ho messo un composto di mirtilli freschi. E questa invece Mamma, che è meraviglia! Questa che una cos'è? torta con la crema di castagne. Le castagne Cioè, una bollite. torta con la crema di castagne. Sì. Cioè, Laura, io veramente ogni volta sono sorpresa dalle tante ricette, dalle tante novità che tu riesci a regalarci con i prodotti della stagione, con i prodotti della nostra terra. Questa è una passione tua che nasce da molto Sì, lontano. ce l'ho da quando ero bambina, diciamo, anche se poi ho fatto tutt'altro perché ho studiato lingue invece di studiare cucina. Però dopo, insomma, finito il mio percorso, ho iniziato in realtà quello che mi piace fare realmente. Mi piace cucinare, mi piace fare dolci, E a quindi noi piace stare insieme a te. Per cui è perfetto. perfetto. Comunque pure a me piace stare insieme a Meno voi, male, anche se non quindi sappiamo cucinare, però no, non è vero. cerchiamo di imparare grazie ai tuoi suggerimenti. Oggi, Laura, queste cose poi le Li assaggeremo ovviamente assaggeremo. insieme, ma che cosa prepariamo? Allora, oggi prepariamo delle pagnottelle con la zucca e semi di chia, che Proprio ci danno quella, perché sì, vogliamo appunto seguire la la stagione. stagione. Perfetto. Allora, guarda, io ho messo un pochino di acqua nella ciotola così prepariamo l'impasto con un pochino di pezzettino di lievito di birra perché c'è poca acqua. Allora, c'è poca acqua, non è un caso perché la zucca comunque lascia molti liquidi. Tira fuori un po' d'acqua Sì, di per sé, di per quindi. sé, quindi vedi, sciogliamo il lievito, ci aggiungiamo un bicchierino di olio. Mettiamo la zucca. Qua. Ci mettiamo i semini di chia, quanti ne vogliamo? Questo in base ai gusti, In base ai gusti, ovviamente. sì. A me piacciono, fanno pure bene. E poi iniziamo a mettere la farina. Senti, e con le dosi, Laura, come ti regoli? Ecco, Allora, vedi, in base all'acqua che metto, la farina poi me la regolo ad occhio, secondo l'impasto, quindi quando è insomma. di giusta consistenza. Senti, è una ricetta semplice. Sempre, come sempre, sai, no? E Conosci beh, le mie ricette, vogliamo. no? Vabbè, tu sei velocissima perché sei veramente tanto pratica, però Vedi? giustamente noi tentiamo di dare dei suggerimenti. Guarda, è una ricetta semplicissima, l'unica nota che forse potrebbe un pochino infastidire è che deve ovviamente Beh, lievitare, c'è il nei lievito, quindi lacci dobbiamo lasciarla un po' bisogna a lasciarla lievitare, ovviamente. almeno un'oretta a lievitare, vedi? Allora l'impasto non lo facciamo molto duro, per così la pagnottella viene bella morbida morbida. Ah, ecco. Tipo, è un pochino più duro dell'impasto delle pittole. Poco Ecco, poco, ecco, sì. giusto per dare Un pochino un'indicazione, vedi? più duro Sì. dell'impasto del video che è È morbidino. morbidino. Vedi? Sì. Vedi, questo l'impasto è già pronto. Ah, è già pronto? Certo. No,
mettiamo la pellicola e lo facciamo lievitare. Questo perché dicevamo, che non vogliamo dare dei suggerimenti, ma siccome oggi le signore fanno sempre tante cose, lavora, sì, quindi il tempo di stare in cucina è sempre abbastanza ristretto, sì, diamo dei suggerimenti facili, facili, veloci, veloci. Veloci, veloci. Allora, questo è l'impasto lievitato dopo un'oretta, l'abbiamo lasciato riposare un'oretta. Oppure un po' di più. Anche un po' di più. Sì, dipende come il tempo. Vedi, io mi bagno le mani perché è morbida da prendere come impasto. Si appiccica, certo. Vedi, facciamo le bagnottelle così. Ma guardate. Poi volendo queste, una volta cotte, possiamo pure aprire e farcirle con un po' di formaggio, un po' di salame, quello che vogliamo. Ce le possiamo mangiare così, oppure possiamo anche farci dei paninetti. Sì. Ma guardate che brava la nostra Laura. Che manualità, che velocità. Questo è il frutto di esperienza e passione. È vero. Laura, oltre ad Alex c'è qualcun altro qui in cucina oggi. Sì, hai visto. Chi è? Chi è? Lo sentiamo, l'abbiamo visto e lo sentiamo. Lui è Rem, ve lo presento. Rem? È il nuovo arrivato? È l'ultimo arrivato, sì, sì. A casa nostra, vedi, come vedi, siamo animalisti. Che bravi. Te l'ho detto che le galline le teniamo solo per le uova, no? Sì. Strano che non le hai viste gironzolare in giardino. Libere. Sì, sì, sì. Ok, mettiamo in forno, forno 170. Allora adesso mettiamo in forno a 170 gradi. Sì, 10-12 minuti al massimo. Poi ci regoliamo, fretta, insomma. Sì, perfetto. Sì, quando sono dorate. Le nostre bagnottelle sono pronte. Ecco qua. Guardate che meraviglia. Quindi Laura, queste le possiamo mangiare in qualsiasi momento, ovviamente. Qualsiasi momento, le possiamo mangiare come vogliamo. Noi oggi le assaggeremo così, ma come dicevi tu, le possiamo anche farcire se abbiamo voglia di... Un'ottima idea come aperitivo, magari delle piccole bagnottelle come, no? Sono pure belle da vedere poi, sai, perché io non ci ho messo tantissima zucca, ma se ci metti più zucca vengono ancora più colorate. L'unico problema è che ti devi regolare la farina, perché se ci metti troppa farina poi non si sente più la zucca. Certo, e quindi... Perché la zucca è molto liquida, come ti spiegavo prima, quindi assorbe tanta farina. È un po' come lo gnocco. Ecco, quindi dobbiamo cercare di equilibrare, ecco, questo è l'unico problema, diciamo, che potrebbero creare queste belle pagnottelle autunnali di zucca, che adesso assaggeremo. Quindi iniziamo dal salato per poi proseguire al dolce, ovvio, vai. Allora, vediamo un po'. Io sono sicura che anche Sandro è curiosissimo oggi. È molto delicata la zucca come sapore, quindi qui c'è solo un problema. Mangia come ci capiamo ormai, vero? Beh. Poi tu sei una buon gustaia. Laura, questa pagnottella è gustosa, delicatissima. Non so se io forse la mangerei così. Anche sì, tanto è posso... davvero sì. Hai visto che l'impasto è morbido, si possono fare pure più piccoline. Ovviamente queste bagnottelle sono promosse a pieni voti. Bene, adesso noi non ti lasciamo perché magari ci prendiamo un caffè, perché perfetto. Perché secondo te io adesso tra un po' voglio un caffè. Dolcino. Con questo trionfo di dolci non possiamo che e golosa come sono. Non posso che essere nel posto giusto. Assolutamente. Non posso che invitarmi a prendere un caffè con te, a fare ancora due piacevolissime chiacchiere. Perfetto. Veramente caffè, dolcino e chiacchiere con la nostra Laura. E, grazie di cuore, come sempre, perché ci fai scoprire tante ricette particolari create con i prodotti, realizzate con i prodotti della nostra terra. L'abbiamo già detto prima, seguiamo le stagioni perché vogliamo valorizzare proprio i prodotti che la nostra terra ci regala in ogni stagione, in questo caso la zucca, questo suggerimento autunnale per te che sei un sole ad ogni stagione. Grazie. Laura, grazie di cuore. Sei sempre così gentile, siete sempre carinissime, lo sapete che per me è un piacere avervi a casa. E noi ormai ci sentiamo a casa, per cui ovviamente torneremo sicuramente a trovarti prestissimo. Perfetto, faremo qualcosa di diverso. Non ho dubbi, grazie di cuore, alla grazie, prossima. Grazie, noi ci accomodiamo. Vai, che io faccio davvero il caffè, non per...